Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Allora, io penso che adesso mettersi a far politica su un evento del genere è veramente un errore. Cioè, non riesco a capire che responsabilità può avere un governo, peraltro in carica da 6 mesi, sul cambiamento climatico mondiale, perché i cambiamenti climatici non sono in una zona del mondo, ma è un problema mondiale, o su addirittura il rapporto che ci deve essere su tutta la questione idrogeologica italiana, che viene da lontano, parliamo di decenni, stiamo parlando dell'abbandono delle terre, prima il controllo idrogeologico del territorio lo facevano i contadini, lo faceva l'agricoltura, lo facevano i montanari, i boscaioli, lo facevano gli allevatori. Cioè lei dice troppo poco, sei mesi per rendere responsabile. Non è troppo poco, non è una questione che riguarda governo e opposizione, noi dobbiamo fare una riflessione, prima cosa dobbiamo darci una risposta. I scienziati sono divisi in 2 scuole di pensiero, c'è una scuola di pensiero che dice che l'intervento dell'uomo incide sul cambiamento climatico, e una serie di scienziati, tra cui un signore che si chiama Prodi, fratello di Romano Prodi, quindi certo non un estremista di destra, che sostiene che non c'è nessuna correlazione. Quindi mi sembra una tesi minoritaria, non è che uno che si chiama Prodi può anche dire una sciocchezza, ma esistono 2 tesi. Questa è la prima cosa. Il governo aveva un solo compito, gestire l'emergenza. L'emergenza è stata gestita benissimo. In Germania un caso simile ha fatto 200 morti. Queste foto che stiamo facendo vedere di questi vigili del fuoco che lavorano così, noi dobbiamo ringraziare Piantedosi per l'efficienza dei nostri vigili del fuoco, che ha evitato che ci fossero molti, ma molti più morti. Allora, professoressa, sono 2 filosofie che...